Inoltre sono Beppe Mecconi, sono il direttore artistico ed editoriale del marchio Topfer, che fa parte del gruppo Oltre Edizioni, comprende anche Edizioni Gammarò, e siamo a parlare con gli autori, anche se a distanza, del libro L'albero, dialoghi tra fotografo e scrittore. Sono 65 straordinarie fotografie dedicate agli alberi, tutte le loro accezioni, fotografie di Roberto Besana, correlate da testi scientifici di Pietro Greco, ma non solo, perché Pietro Greco ha selezionato testi provenienti dalla letteratura di tutto il mondo, scientifica e non, che parlano degli alberi. In quarta di copertina, da una delle introduzioni, quella a cura di Melina Scalise, leggiamo le prime righe. Questo libro di fotografie e testi è un viaggio alla scoperta dell'albero su un doppio binario. Li abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi, ma cosa sono? Cosa rappresentano per l'uomo? Fonte di ossigeno e vita, gli alberi sono da sempre una sorta di alter ego dell'uomo. Bene, direi di cominciare con le domande. Si sente frequentemente dire che le fotografie parlano da sole. Perché allora inserire dei testi in un libro fotografico? Parti subito con una domanda molto impegnativa, caro Beppe Mecconi. Le fotografie parlano da sole, ma per parlare una fotografia ha bisogno di un linguaggio. E un linguaggio sappiamo bene che è fatto da parole, da lettere di un alfabeto, da una grammatica con cui si organizzano queste parole e soprattutto una grammatica. È un insieme che sia condiviso in un contesto sociale, che possa comprendere in modo univoco quello che l'autore sta presentando. E tutto questo la fotografia non ce l'ha. Non c'è una grammatica fotografica. Nessuno mi insegna alle scuole come fare una fotografia che esprima un mio pensiero. Al massimo io posso con la fotografia emozionare, fare immaginare, rappresentare uno spaccato di realtà che il fotografo in quel momento sta guardando. Ma non sto parlando a tutti, sto parlando secondo le sensibilità a vari gruppi di persone diverse. Ed ecco che allora, per poter far sì che il libro sull'albero, su quello che è una delle più importanti presenze sul pianeta Terra, e che ci permette di vivere per l'ossigeno che produce e per quanto ci dà, per poter far parlare l'albero abbiamo pensato di unire alle fotografie le parole che Pietro Greco ha scritto dando voce appunto ai poeti, agli artisti, agli scienziati, ai letterati che nel tempo hanno avuto nell'albero uno degli ispiratori delle loro arti. E così facendo, unendo quindi la fotografia e la parola, pensiamo di aver raggiunto un pubblico ancora più vasto di quello che un semplice libro fotografico potrebbe dare, che poi è sostanzialmente lo scopo primario della nostra operazione, della nostra volontà, far conoscere al meglio l'importanza dell'albero nell'ecosistema umano e terrestre. Siamo inondati di immagini. Secondo stime recenti stiamo raggiungendo l'astronomica cifra di 1.000 miliardi di immagini scattate ogni anno. Ha ancora senso pubblicare un libro fotografico? Sì, è vero. Siamo inondati di immagini, nuotiamo faticosamente in un oceano digitale fatto di impulsi elettrici che chiamiamo immagini, momenti di vita, attimi, istanti che si perdono come gocce d'acqua in questo oceano. Si perdono perché non sono organizzate,
non hanno la possibilità di perdurare nel tempo, perché vivono, perché ho pagato la bolletta dell'Enel, perché ho pagato il provider attraverso cui condividere queste immagini. E continuo a chiamarle immagini perché non sono fotografie, diventano fotografie a mio avviso solo nel momento in cui vengono stampate. Diventano un qualcosa di fisico, di non più virtuale, ma di tangibile, un qualcosa che posso vedere tutti i giorni, poter apprezzare e soprattutto organizzare. Ed ecco perché ha senso oggi un libro fotografico ancora più di ieri, perché posso trasformare quello che sta diventando sempre di più una perdita della memoria in qualcosa di reale, che possa rimanere nel tempo, che possa comunicare per svariati decenni quello che è stato il pensiero che l'autore ha voluto portare attraverso le sue fotografie. Pensiero organizzato, attraverso le pagine, attraverso i temi, attraverso gli argomenti, attraverso appunto un libro fotografico. Viste le tendenze della fotografia moderna, ci si aspetterebbe di vedere per le foto dedicate agli alberi l'uso del colore. Perché hai scelto di usare il bianco e nero? È una domanda intrigante questa, perché potrei dirti che sin dalle origini l'umanità ha cercato di dare una rappresentazione della verità o dell'oggettività o della realtà che lo circondava attraverso opposizioni o contrapposizioni binarie, come non ricondare destra o sinistra, il cielo o la terra, il giorno o la notte, il sacro o il profano, il buono o il cattivo. E anche in fotografia un po' di contrapposizione tra gli amanti del bianco e nero e gli amanti del colore che utilizzano i due sistemi per presentare la realtà che guardano, esiste ed è tuttora discussa. Ma nella sostanza sono due modalità sostanzialmente diverse, ma che vogliono esprimere al meglio un obiettivo che si vuol raggiungere. Userei il colore se io volessi dare la maggiore oggettività a quello che è la realtà che io sto vedendo. Userei il bianco e nero quando invece voglio dare più spazio alla fantasia, all'immaginazione. Userei il bianco e nero quando voglio diventare più essenziale nel comunicare quello che è il contenuto della fotografia o dell'immagine che io sto prelevando dalla realtà. Userei il colore quando voglio essere un po' più, come dire, opulento, dare maggior quantità di informazioni, che non sempre però poi sono utili a quello che è lo scopo che voglio raggiungere. Nel nostro libro io ho usato il bianco e nero perché ho lasciato spazio proprio all'immaginazione, alla bellezza che è nella purezza delle linee, purezza delle linee che è soltanto il tratto che dà la luce, la distinzione netta tra luce e buio possono dare. Ho usato il bianco e nero perché rende molto più tridimensionale l'insieme di quello che io sto rappresentando, puro, senza distrazioni, in cui il soggetto è veramente l'oggetto che io sto trattando, non altro. Quelle che sono le sue linee caratteristiche. Ho usato il bianco e nero perché lo sento più tattile, sembra di toccare le forme di un albero, le forme di un ramo o di una radice. Ho usato il bianco e nero perché do un'informazione sui materiali che io sto rappresentando. Posso sentirle. Le cortecce ruvide, cosa che invece col colore potrei avere come distrazione, meno enfatizzanti. Ecco, il bianco e nero, perché io ho voluto attraverso questa fotografia arrivare all'essenza della bellezza e della meraviglia che gli alberi ci possono dare. Qual è la foto che ami di più, quella che senti più tua, quella che rappresenta al meglio il messaggio che vuoi dare con le foto che fai peregrinando nei boschi?
È una domanda impossibile. È impossibile dare una risposta. È come dire che tutto quello che mi ha colpito nel mio girovagare nei boschi, per le montagne, nelle pianure, nelle nebbie, sotto l'acqua, nei temporali, quello che mi ha colpito, mi ha meravigliato, la bellezza che ho potuto vedere abbia una graduatoria. Quella che mi ha dato più o meno soddisfazione. È impossibile, perché vorrebbe dire che la prima domanda che uno deve farsi quando riprende una parte della realtà che ha davanti, la domanda è perché sto facendo questa foto? Vuol dire che non ha una risposta, vuol dire che ho fatto una fotografia casuale. Invece ognuna delle foto delle fotografie che ho fatto hanno un perché volevo denunciare una determinata situazione ambientale, perché volevo far vedere la bellezza, perché volevo far vedere l'armonia, perché volevo far vedere la creatività della natura. Quindi sono 65 momenti come decine e decine di altri che ho nei miei archivi già stampate, che hanno dei messaggi. Ognuno valido per il momento in cui deve essere quel messaggio all'attenzione mia o di chi mi guarderà questa immagine, queste fotografie. E quindi è impossibile dare una graduatoria. Tito Greco, lei è un giornalista e uno scrittore che si occupa di scienza. Cosa l'ha spinta a scrivere un libro con un fotografo? Io sono un giornalista e uno scrittore di cose di scienza e quindi mi occupo effettivamente prevalentemente di scienza, anche se ultimamente mi sto occupando molto del rapporto tra arte e scienza. Ed è dunque, insomma, alla luce di questa mia attività, che è teorica, quando io mi occupo di arte e scienza, me ne occupo non da artista e neanche da scienziato, ma appunto da giornalista e scrittore, che fa le sue brave inchieste culturali. E quando Roberto Besana mi ha proposto di fare un libro insieme, in cui lui mette a disposizione le sue fotografie artistiche di alberi, e allora io mi sono inventato un po' di cose, ho cercato di mettere insieme, di contestualizzare questi alberi, anche se nessun albero può essere contestualizzato del tutto. Ho cercato di contestualizzare quelle fotografie in un ambito che è letterario e anche scientifico, e quindi con degli aneddoti, insomma, delle piccole, insomma, una piccola antologia degli alberi tra scienza e letteratura. Sì, questa è un'impresa, diciamo, in qualche modo di arte e scienza sul campo. E la cosa mi ha molto incuriosito e per la verità mi ha anche molto soddisfatto. Grazie soprattutto a Roberto Besana e al suo tasso artistico straordinario. Sugli alberi è stato scritto moltissimo e da tempo. Cosa pensate di aver aggiunto con questo libro? Beh, certo, è vero. Sugli alberi è stato scritto davvero moltissimo in tutti i tempi, diciamo, dalla Bibbia e persino prima della Bibbia in poi, insomma, è difficile trovare un qualche testo in una qualsiasi parte del mondo in cui non compaia da qualche parte un albero. E anzi, moltissimi sono i testi in cui gli alberi sono assolutamente protagonisti, e le foreste, i boschi, e non fosse altro perché sono la materia vivente di gran lunga più pesante, nel senso letterale del termine, del pianeta. E quindi sono nostri compagni silenziosi, ma insomma insieme gioiosi. Quando si entra in un giardino, in un parco, insomma il cuore si alleggerisce certamente. Quindi gli alberi sono protagonisti della nostra vita. Noi non potremmo vivere senza gli alberi, anche in termini strettamente fisico-biologici, gli alberi potrebbero benissimo vivere senza di noi, ma a mio avviso, secondo me, sono
sotto sotto anche gli alberi sono contenti di vederci quando non siamo aggressivi. Allora, cosa pensiamo di aver aggiunto a questo rapporto con gli alberi? Nulla di particolarmente originale. I letterati hanno scritto, gli scrittori hanno scritto sempre di alberi, come dicevamo, gli scienziati si occupano da sempre di alberi, il più grande botanico dell'antichità risale al tempo di Aristotele, era Teofrasto, che era un allievo e poi il successore di Aristotele al liceo e così via. Insomma, tutti hanno parlato di alberi, i fotografi li hanno fotografati. Beh, noi quello che di originale pensiamo di aver fatto è di aver messo insieme tutte queste cose in un potpourri, in un bricolage, o se volete in una zuppa che spero non sia indigesta, ma che spero che sia un ulteriore nutrimento per l'anima. Questo è stato il nostro tentativo, un tantino originale. Che rapporto c'è tra testo e immagini nel vostro libro, ma nella letteratura scientifica in genere? Che rapporto c'è tra testi e immagini? Beh, il rapporto tra testo e immagini, è fondamentale nella letteratura scientifica. Non a caso, il primo libro della scienza moderna, che può essere considerato il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, secondo il filosofo storico della filosofia Ernst Cassirer, è un libro che divide le epoche, c'è cioè un primo prima del Sidereus Nuncius e dopo il Sidereus Nuncius. Ebbene, quel libro Galileo ha voluto inserire delle immagini e quel libro non può essere letto se non anche con le immagini. Poi Galileo era un genio assoluto in molti campi e quindi ha anche disegnato le immagini che gli servivano. Le immagini fanno parte della letteratura scientifica moderna e non solo moderna. E quindi non c'è articolo scientifico che non sia corredato da immagini. E le immagini fanno parte anche della cosiddetta divulgazione, termine che a me non piace affatto, ma della comunicazione della scienza anche a pubblici di non esperti. Ecco, preferisco questa definizione, comunicazione invece di divulgazione. E le immagini sono un elemento comunicativo straordinariamente importante in tutta la letteratura scientifica di ogni genere. E ovviamente anche in questo nostro lavoro, in questo nostro libro, in questo nostro l'albero, testo e immagini cercano di dialogare tra di loro. E quindi, insomma, io penso che questo libro difficilmente potrebbe essere letto, senza questa coniugazione. Certamente il testo non avrebbe molto senso senza le immagini di Roberto Besana, e penso che anche le immagini siano, come dire, ben alimentate dal testo che abbiamo cercato di scrivere. A chi vi rivolgete col vostro libro? Chi si rivolge il libro? Beh, il libro si rivolge a tutti, davvero a tutti, perché penso che sia un libro facile da leggere, basta una cultura media, diciamo proprio da scuola media, e si rivolge alla mente ovviamente dei nostri lettori, ma si rivolge anche, come dire, al cuore, vuole suscitare. Vuole stimolare la ragione e suscitare delle emozioni e speriamo di esserci riusciti e quindi non c'è un pubblico davvero privilegiato, c'è un pubblico però che è amante della natura, però sottolineo che quando io parlo di natura non intendo ovviamente solo gli alberi o gli animali o quant'altro, ma intendo anche l'uomo. Perché l'uomo è parte della natura in senso stretto. Non ci sarebbe gli umani senza il resto della natura, mentre il resto della natura potrebbe esistere molto bene anche senza gli umani. E questa considerazione ci porta a dire che noi abbiamo due responsabilità. Non tagliare il ramo su cui siamo seduti, non a caso il ramo di un albero, ideale,
perché questo cadremmo noi, l'albero continuerebbe a vivere, l'albero della vita continuerebbe a esistere, ma noi cadremmo. E in più noi abbiamo acquisito nel corso dell'evoluzione un carattere che altri animali hanno forse in misura minore, cioè l'enorme coscienza del nostro ruolo ecologico. Questa è una grande acquisizione, ma è anche una grande responsabilità, perché se noi alteriamo troppo gli equilibri vigenti in questo momento nella natura, siamo consapevoli che di qui a qualche tempo, più o meno lontano, questi equilibri verranno ricomposti. Ma non è affatto sicuro che negli equilibri ricomposti ci saremo noi e tutta una serie di altre specie su cui facciamo pressione. Gli alberi sopravviveranno, anche se ne abbiamo abbattuto nel corso della nostra vita di specie, una quantità enorme, tra un terzo e la metà di tutti gli alberi del mondo, li abbiamo abbattuti. Ancora oggi gli alberi, pensate, rappresentano l'80% in peso della massa vivente sul pianeta. Gli alberi resisteranno, hanno una resilienza straordinaria. Sta alla nostra coscienza far sì che insieme a loro sopravviviamo anche noi. Grazie. Bene, spero vi abbia interessato. Ringrazio Roberto Besana e Pietro Greco, gli autori di L'albero, dialoghi tra fotografo e scrittore, edizioni Tom.